oggi, dopo di stamattina, partiamo col secondo Pyro. Allora ragazzi, benvenuti. Benvenuti. Chiudiamo tutto. Poi iniziamo a partire con il gioco, ove spero di non dare i numeri a giocare a sto coso. Ok. Allora, praticamente abbiamo sbloccato, ho sbloccato le cose, abbiamo sbloccato, diciamo, abbiamo sbloccato un po' tutto, abbiamo sbloccato anche la cosa, il nuoto, e con i vari punti possiamo sbloccare tante cose, ma ah, vedi qua per esempio non l'avevo mica tanto visto, meno male che non manca l'aria. Ah, vediamo un po'. Ah, vedi qua. Vabbè, qua dove ero prima. Però vedete che si può. Andiamo qua. Lì per esempio mancano alcune cose. Lì mancano alcune cose. Mancano 700. Andiamo a Colossus. Non è che ciò. Cioè, mi sembra più un po' più articolato rispetto al primo. Anche se i livelli. Cioè, mi sembra un po' diverso questo dal primo. E devo prenderci un po' la mano sicuramente, perché c'è sicuramente da fare. Eccola qua, Ele, ciao. Oi. Credo che comunque l'abbiamo sconfitto prima lo Yeti. Ok, quindi è un mondo strano, questo è un mondo tutto a sé. Beh, questo mi mancano un po' di roba, quindi ecco, vedi, io quelli là non so dove andare a pescare. Ad esempio. È strano, perché qua non è che devi raccogliere, penso che devi. Cosa fa questo? Mia, fa le. Ok, là, devo guardare bene perché mancano dei. Sì, c'è dei piccoli manufatti mancano, comunque. Via. Qua ho liberato qualcosa dagli spiriti. È quello un po' che stiamo facendo un po' meglio per ora. Perché gli altri non sono riuscito a trovare tipo gli spiriti che possiedono le statue.
Ciao Andre, come va? Tutto bene, tu? Oggi andiamo con Spyro, un po' sono andato un po' avanti, devo dire la verità, un po' da solo, giusto per fare qualcosa. Vedremo come ce la caviamo questo Spyro. Per ora, boh, ho qualche problema, ma di ordine che non riesco a trovare le cose, no? Non troppo. Nei gameplay non troppo, effettivamente. Sì, no, vabbè, se mi vedi anche in difficoltà, magari, ecco, più che altro non trovo, vedi, non trovo i due manufatti. E vedi, un po' le percentuali sono bassine, non è come l'altro. Più che altro. Se mi vedi in difficoltà, pigia pure, suggerisci, perché vuol dire che non riesco, non sto trovando niente. Intanto io metto la stufa in modo che non muoio di freddo, quindi va bene, ho la stufetta elettrica, quindi chissà quanto mi arriva di luce tra l'altro a casa. Ok, chissà quanto mi arriverà a casa di luce, non voglio neanche immaginarla, la spesa che dovrò fare, ma vabbè, sti cavoli. No, 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 è che diciamo che con questa stufa elettrica consuma parecchio, però ce l'ho a casa perché sennò muoio. Ho quelle stufette elettriche, sai, quelle a corrente. Ho paura che arriverà una botta di luce con questa che sarà da piangere in greco. Non riesco a trovare i cosi. Ma no, no, è successo un paio di volte che rimanessi senza, ma perché c'erano dei guasti a queste zone. Ma questo avviene quando c'è un qualcosa del genere, non avviene così, per fortuna. Non puoi invernare. Eh no, peccato, non posso ancora invernarmi. Devo imparare, ma non credo di essere capace, quindi. Oh, comunque ragazzi, girando, girando. Ok, vai su. Sì, e ci sono. Però non trovo i due codici, cioè ho dei manufatti da trovare anche, no? In questo gioco. Non è come il primo, mi sembra un po' più articolato questo. L'altro era un po' lineare. Controlla bene. Ah, boh, ok, controlliamo, ma qua non si può andare, no? Vediamo un po'. Ma no, qua vado giù. Forse qua. Qua l'ho fatto. Ho liberato gli spiriti qua praticamente. Quelli che devo ancora fare. Qua sono già andato. Giù, devi parlare con uno di questi rintronati. Ah, allora, andiamo a vedere questi rintronati come li chiama Andre. Allora, questo qua era quello che con i suoi poteri tira su. Ok, dai. Come puoi essere certo che io esista davvero? Cioè, scusami, guarda che non è Marzullo qui, è un gioco, non è che. Non mi fare domande filosofiche che sono co costretto a rispondere dopo. Allora, andiamo a parlare con questi mentecatti, va. Dopo, dopo. Ecco, Nightbot ha già ripreso. Ok, andiamo a vedere sti perditempo qua. Questo? Questo è muto? No. Oh. Come faccio a raggiungere l'illuminazione se mi Datti continui a infastidire? fuoco. Devi uccidere 11 cattivi. 11 cattivi. Datti fuoco, se ti vuoi illuminare. Ti prendi un po' di cherosene, vedi che poi dopo ti illumini, guarda, benissimo ti illumini. Stai tranquillo. Ah, uccidere 11 nemici. Vabbè, sembra più. Forse l'ho fatti fuori già nel livello. Perché su qua poi l'ho rifatto per quello. E non so adesso dove pigliarmi gli 11 nemici. Topo. Cos'è un topo pinguino? Vabbè, poco male. Ah, anche qua devo ucciderne 11.
Ah, guarda, lì bisogna andare. Guarda lì sotto. Qua? Sono già stato prima. È lì che devo andare allora, mi sa. Guarda. Qua ovviamente non si rompe. Nella casetta ce ne sono. Là? No, qua. Andiamo qua. Via. 11. Si è attivato tutto. Via, 12. Si vedi che si è attivato quel coso lì. No, dov'eri prima? Ma non ce n'era, li ho uccisi tutti. No, adesso, li ho uccisi l'altra volta. Però ora ce n'ho 11 adesso. Quindi va bene, però. 11 nemici, però. Ok, qua. C'è una specie di. Ah, l'ho fatto l'altra. L'ho già fatto. L'ho fatto in privato quello, sì. L'ho fatto già quello del campo di. Cos'è qua? Ma di nuovo? Grazie al cielo hai fatto scappare quello spirito maligno, ma ora si nasconderà nelle statue. Se Eh no, vedi ma l'ho già qualcuno fatto il campo di. resistere, sono Ok. sicuro che se ne andrà per sempre. Questo delle statue. Ma questo è strano, l'ho fatto io prima. Vabbè. Ah, questa casetta intendevi, eh? Ok, ora devo uccidere 10 di questi. Non mi pare un grosso problema, sinceramente. Ma basta, sti illuminazioni. Giù di sotto di questa casetta. Ok, vado giù di sotto, eh. Ah, sì, aspetta, c'è quella. Vai. Lo Yeti, addosso! Ah, no. Ma no, volevo affrontarlo. Pensavo che vogliate fosse più forte, Anch'io. invece voleva soltanto Quindi un è un uomo mezzo comune. scemo, quindi ho capito. Comunque, stavo facendo la guardia al nostro talismano sacro per impedire alle Yeti di mangiarselo. Hai già colto questo talismano? Oh. Eccolo qua il campo da Oke. Ma l'ho già fatto l'altra volta. L'ho già giocato. Chi è questo qua? Cosa vuoi? Benvenuto. Abbiamo scoperto che l'hockey è uno sport pacifico e Ma non è rilassante per gli vero! Ma adulti dove più l'hai giovani. visto? Ma se si pestano in campo! Ma l'ho già fatto! Forse meditare per un po'. Un po' pacifico l'hockey! Dove l'hai visto che è così? Sì, che l'ho fatto nella. In Senti un privato l'ho po'. fatto! Hai Boh, tempo? lo rifacciamo, ma l'avevo già fatto questa qua! Comunque l'hockey non è uno sport pacifico! Non è uno sport pacifico! Non diciamo volgarità, per favore, eh. Oh. Oh. Sei scemo, Spyro. Bello che l'avevo fatto. Ma vaffanculo. Forse ho oscurato. Può essere. Adesso proviamo. Ma perché scusa? Ah, ecco perché non lo mangio. Attenzione, va verso la porta, tiro! No, la parata di questo Ebete qua. Guarda la partitona Oke, ragazzi. Dai, dai! Direi di no. Ok, direi di no, che non l'avevo fatto. Bello che o non l'ho salvato, può darsi che non l'ho neanche salvata questa partita. Ecco perché non me l'ha dato. In realtà l'avevo fatta come? Spyro vedo che sta facendo tanto, grande. Mica sei peggio veramente dei nostri. Potessi giocare nell'Inter, tanto più o meno i nostri sono uguali, eh. Non è che hanno la stessa. Qua è come PES. Mamma mia.
Dobbiamo giocare nell'Inter sto qua, tanto più o meno è uguale a alcuni nostri che abbiamo, quindi non è che... Va verso la... Uno lo riusciamo a segnare? No, niente. Non riusciamo, perché siamo scarsi. Niente, non riusciamo, le para tutte. Locomandi, te lasciami stare e spara. Beh, ho detto che è come i nostri scarsoni, amico, ho detto. Lo voglio a centrocampo, Spyro, come... Devi concentrarti. Hai 2 minuti. Vabbè. È come i nostri, come Gagliardini, eh. Lo voglio a centrocampo, Spyro, ragazzi. Oh! Bravo, Spyro, grande! Finalmente! Una lo fa giusto, allora, eh. Sto draghetto. Dai, che c'è il 2-0. Lasciami stare Spyro. Ma lei ho detto che è come i Gagliardini. Sembra offesa, no? Ma gli ho detto che è uguale. Ecco il nostro centofanti. No! Proprio scarso sei. Proprio come i nostri, uguale, va. Madonna, adesso ho 8 ore su questo livello. Mamma mia. Nell'angolino! Arriva il 3. Spara il nuovo centofanti. Dai, il nuovo Vampeta. Vampeta, vai in attacco. Tiro di Spyro. Oh, parato. Angolare come si fa? Scusami, no, non è così che si fa. Come si angola? Dai, Vampeta, vai avanti, dai. Dai, cacchio, ma non si può. Ma devo per forza farlo. 100 ore su questo livello, adesso, sta a vedere, eh. Angolare meglio come... vabbè, mi ha perso anche questo Spyro inutile. Peggio di Montolivo, vabbè, dai. Va bene, eh. Grande Vampeta! Gliela tira addosso. 4-0. Ma sì, dai, non mi rompere. Il nuovo Vampeta. Eccolo qua, Vampeta va avanti. Uguale, ha la stessa tecnica, Spy. Scarso uguale. Dai, dai, che adesso. Adesso ce la facciamo, a farla. Dai, 1-0. Centofanti. Mo' li nomino tutti i scarsi che abbiamo avuto noi. Eccolo qua. Domorò in attacco, tiro di Domorò, gol! Grande, dai così, dai! Grande Vampeta! Niente, questa non ce l'ha parata. Dai! Ma perché deve far così? Dai! 30 ore su questo livello. Vedi che poi mi blocco nei punti peggiori. Spyro, te lo devo dire, fai proprio schifo a giocare. Una cosa indegna. Dai, oh, 3-0. Oh, e il pallone? Ecco, un'altra prova a tempo che io... Uè, ciao, ciao! Come va? Dai, su, però, ma fa schifo! È come veramente...
È come Gresco questo, dai Spyro! Sei come Gresco, vai schifo, uguale, cioè. Indegno proprio. Vabbè, guarda, potresti giocare giusto da noi, guarda, da noi ci siamo. Bene, bene. Da noi potrebbe giocare, perché effettivamente qualcuno peggio c'è. Quindi non sfigurerebbe con gli scarpari che abbiamo. Ma dai. Devi È ripartito concentrarti bene. sempre. Hai tu. 20 ore per un livello, ok, dai. È ripartito bene, lo so. Ora, vediamo un po' se magari chiamarlo con qualche altro pacco che è venuto da noi, magari. Tipo Sorondo o Paceco. Mamma, Gresco. Lo chiamiamo come Gresco, dai. Eccolo! Niente, il pallone non riusciamo a prenderlo, vabbè. Roberto Muzzi, nuovo allenatore dell'Empoli. Ah sì, minchia. Sapevo questo. Dov'è il pallone? A proposito di pallone, dov'è? Mamma mia. Dai, su, Spyro. Dai, dai, dai. Ma non va più veloce, no, eh? Niente. Chiamalo Taribone. Taribo West, madò. Ma vedi che non si... Partita buttata questa. 1-0 però. Aia, e m'ha preso però. Ma picchiato però. Ma fatto. No! Che è successo questo gol? Non l'ho capito questo. Un gol assurdo che si è fatto fare. Ma è difficile. 3. Angola, vedi, credici, dai, ci dobbiamo crederci. La forza di Taribo West è con noi, dai. Di Taribone West. Siamo a 4, ancora un gol ragazzi. Taribo West è nel nostro cuore. Taribone West. La forza di lui. Vedi che nominarlo allora porta bene, oh. E arriva il quinto, Prendi grandissimo. questo. Che è? Hai già raccolto questa sfera? Te l'avevo detto, Anne, che l'avevo Vuoi raccolta. provare una partita uno con... No, grazie. Torna. Ho già dato. Allora, quindi dobbiamo trovare ancora uno. Ed è gol. No. Che no? No su Taribo. Ora deve rifarlo. Perché devo rifarlo? No, non lo devo rifare. Scherzi. L'altra sfera. Ma devo ancora rifarlo. Per cosa? Scusami. Ma per avere il. Oddio, devo rifare davvero? No, dai, ti prego. No, ma guarda, non mi calcola neanche. Ah, ok. Il primo che segna 5 gol vince. Ma scusami, ma. Oddio, è questo? No! Vabbè, dai, ragazzi, allora. Ma che cacchio vuole questo? Tiè, vattene via. Che somaro. Dai, 1-0. No, non lo vedo. Oh, via. Dov'è, scusami qua? Ma che cacchio è sta gente, oh? Guarda che scatto! Mamma mia. Ti fai autogol. Sì, l'avevo letta quella di. L'avevo letta quella di Muzzi, però. Attenzione subito, scatta avanti! No! Dov'è la forza di Taribone? Vai via. Ah, tra l'altro non c'è il tempo qua. Ah, ok, buona sta cosa. E basta, e vattene via, su. Devo arrivare a 5, giusto? Palla mia. Capo, palla è la mia però. Perché? Passami il pallone. Devo arrivare a 5, vero? Lo fa gol adesso, sì, lo fa. Boh, via, via, vattene via. Non riesco più, prendi il pallone. Il dischetto lì che... Non ho capito, ma mi fanno Torello? Oh, ok. È il secondo di Andreazzoli, aspetta.
lo faccio io. Te lo approvo io. Era il secondo di Andrea Zoli. Ti fa autogol. No, autogol no. Attenzione, arriva, arriviamo. Mamma mia, arriva il terzo. Arriva il terzo gol, ragazzi. Ora, vedete che a citare tutti quelli un po' così dell'Inter, ce la facciamo. Taribone West è con noi, basta. Vedi? L'ho nominato e Spyro si è caricato. No. Via, via, via. Vai, fatti sotto, pagliaccio. Oh, fallo arbitro però, eh. Gol del 4. Oggi non so se va di là. Come mai? Dai, togliti di mezzo, buffone. Io nel... Basta. Dammi il pallone. Fai il bravo. Beh, attenzione. Attenzione, arriva il quinto. Punta abilità, quindi l'ho ottenuto. Se la fissi troppo a lungo, potresti non vedere più Dura niente. la partita vera? Beh, partita vera, tagliato senza falli, senza gioco scorretto. Cioè mi dà una cosa in più? E quindi cosa ho ottenuto? La coppa del nonno? Penso che te la dà la gemma, credi? Ma pensavo mi trollassi. Ma ora cosa devo fare quindi? No, pensavo che mi trollavi, Andrea, a dire vero. Ma cosa devo fare adesso? Metti star. Ah, ok, me ne manca una. Quindi ancora una devo farne. Ma che ne so. Ma vai, vai, per scherzare. Beh, magari. Magari ti piaceva citarmi giocatore dell'Inter vecchio, magari. Ma adesso mi manca uno e tutti gli altri, però. Mi manca un coso. Ah, pensavo che ci tenesse a vedermi citare giocatori dubbi, diciamo, per non dire altre parole. Ok, quindi abbiamo giocato a hockey, siamo fighi, ci siamo divertiti, però via. L'aiutante occhio di Falco, esatto. Dov'è l'uscita? Giusto. Ok, dobbiamo uscire adesso, dobbiamo andarcene via. Preghiere a... No, dai, ho sbagliato. Vai a trollare un pochino, va bene. Adesso dobbiamo trovare l'altra, allora. Dobbiamo trovare tutte le altre statue. Ah, i compiti. Ah, in più compiti. Devo fare l'astro di fantacalcio più compiti. Ah, minchia, vabbè, allora. Ma l'astro, scusa, ma la fai adesso? Io, i miei amici l'hanno fatta tipo a settembre e si sono scannati, però vabbè. Mi hanno detto che è finita a bestemmie e insulti l'astra, fatta a caso dei miei amici. Pare che sia finita molto male, proprio un altro po' si mette le mani addosso, hanno detto, però. Però. Oh, una statua. Però non mi chiedete perché, perché me l'hanno raccontato. Euro. Ah, ok, adesso è la prima volta che, che lo sento. Da me, dice che si stavano per mettersi le mani addosso. Mani addosso, bestemmie, non so per quale motivo. Hanno detto che stava finendo alle 2 di notte in questa maniera. Boh. Meno male che non sono andato quest'anno. Devi usare la potenza per spaccare quel vaso di prima. Oddio, c'è un vaso? Un vaso? Dov'è il vaso? Quindi sì, mi hanno detto sta cosa. Oddio, io non l'avevo mai sentita di un asse di fantacalcio che potesse finire in quella maniera lì, però evidentemente. Grazie, serve un po' di fosforo. Eh sì, ma mi servono tipo 6-7 anni di ferie, Andrea. Mi servono 6-7 anni di ferie, altro che fo. No, veramente, no, non lo vedo sto vaso. Okay. Oh, oddio. Mi sto esaurendo, ragazzi. Sono veramente di 50 anni di ferie. Ti capisco. Allora, fermi.
Intanto questo perché... Ah no, vabbè, intanto facciamo questo perché... Ok, se becco statue le faccio. Oh, vedi che c'erano le statue da fare. 8. 8, 8. Devono esserci delle statue ancora da qualche parte o no? No. Era in cima dall'esterno. Ah. Ma intanto ho tolto un po' di statue malvagie. Sporche, malvagie. Dov'ero? Aspetta, dimmi, avanti di qua? Ah, ma quello lì dici, quello lì sulla pietra? In teoria penso che dovrei distruggere quello. Ah, sì, ah, questo dici, ma come si rompe questo? Ah. La potenza. Come... Boh, tanto Spyro è già scemo di suo. In che senso la potenza? Ma intanto... Ah, c'è una statua, aspettate. Ok, 9. Col salto devi andare anche a sinistra. Ah, ok, devo andare lì, però... Ecco. Ah no, aspetta. Oh, così dici, intendi, che devo fare questo lavoro qua? Ok, e c'è il razzo. Ah, sì, aspetta, cerchiamo di fare... No, ah, non è così. Pensavo che dovessi fare questo lavoro qua. Ma chi è che canta così che sembra di stare in una chiesa? Ah, vedi, usa il triangolo, vedi. Ah, ma devo andare... Ah, vabbè, basta. Cioè... Vai! Ok, l'ho fatto, ora ho capito come devo... Tiè! Grazie. Occhio, illuminati. Via, uno, dos, tres, vai. Madonna, mi è venuta una voglia di imparare il francese, non so per quale motivo, boh. Mi è venuta una, non lo so. Voglia di imparare il francese. Madonna, prima o poi mi ci metto lì, comincio a fare live tipo a parlare in francese a caso. Continua. Ah, ma devo andare di nuovo di là? Oh, cacchio. Vabbè. Ecco. Ok, qua abbiamo fatto il tutto. Però ci manca il coso. Vabbè, ora lo facciamo. Devo andare dietro la casa, ok. Dietro la casa di qua? Che è la casa? Una catapecchia. Ok, aspetta. Qua dietro dici. No, no, cornuto di un... Vabbè. Insulti a Spyro, vabbè. Poverino, ormai sei abituato. Ciao, vado. Buon... Fare con i nativi se con l'asta. Ciao, buona asta, comunque. Buon compiti, buona asta, buon tutto. Grazie come sempre per essere passato. Era giusto, era giusto. Sto sfigato che non ne azzecca uno. No, infatti era giusto, è lì che devo... È che ho sbagliato, mi sa. Ecco. Eh sì, infatti, però non vai di qua, devi fare il salto. Era giusto, sì, infatti, era giusto. Solo che devi andare, vedi? Ah, ecco. Ah, vabbè, allora. Beh, cos'è il percorso a ostacoli? Però qua non c'è niente però. Non c'è, no, nada de nada.
Siamo soltanto andati a fare delle robe qua. Ah, vedi, lì c'è il mondo, però mi manca un manufatto, mi manca. Manca il manufatto. Non è che devo giocare a hockey di nuovo. No, eh. Oh Madonna, che gelo, ragazzi. Guarda, piglia le facciate pure, dai. Ok, lì praticamente c'è. Ah no, lì è Trilli lì che ci invita ad andare con lei. Qui. È da un altro cornicione simile. Ah, altro cornicione. Ah, da un altro cornicione. Mi dà fastidio questa cosa del tipo. Questo cantare gregoriano. Mi dà sui nervi abbastanza. Via, via la bandiera che non mi piace. Mi manca anche una statua, mi manca. Magari se va di qua. Ah, vedi? Si può andare di là. Ah, vedi, aspetta. Forse l'ho azzeccata. Andare di qua può darsi che serva, guardate. Opla. Ma qua? Ah, no, niente. No. Ci ha fatto la truffa quello. No, ecco appunto. Statuona 10. Spyro, sei riuscito a mandare via lo spirito maligno. Tieni questa, l'ho presa in prestito dal tempio. A loro non serve. Ma cos'è? Ah, vedi. Grande, adesso facciamo gli altri, piano piano, così mi dai una mano a finirli. Adesso devo tornare a casa. Ok, no, non sembra una cosa troppo difficile. Non mi ricordo dov'è, però va bene. Dovrebbe essere a queste parti. Dai, Pippo. Via. 100%, sì, ho visto. Ottimo, va bene così. Vediamo gli altri questo. Gli altri saranno. Mi sembra un po' più elaborato su qua effettivamente dell'altro. Bravo, ma se non c'era Andrea già non riuscivo. Non ce l'avrei fatta. Adesso non mi ricordo dov'è l'uscita, però vabbè. Non mi ricordo dov'è. È in un palazzo tipo questo, ma mi sembra che è più in alto, però se non mi sbaglio. Dovrebbe essere in alto. A me piace di più del primo, ma il mio preferito è il terzo. No, no, non è che. È diverso. Bisogna un po' più articolato. Vediamo, sto qua. Adesso mi ricordo dove si esce. Adesso siamo in condizione di esserci scordati pure da che parte si deve uscire. Bene. Boh. Bello. Ok, vediamo. Opla. 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 Ah, forse di qua. No, però qua ci sono già stato. Vabbè. Sai cosa ti dico? Andiamo in sorgente degli idoli, dai. Cambiamo che non c'ho testa, dai. Mi sa che c'è l'uscita e tutto. L'avventura continua, attenzione. Sai che prima o poi farò le magliette, cioè, Ander, lo sai, no? Ho visto un sito dove praticamente se tu le ordini ti fanno le magliette col logo che vuoi. Quindi potrebbe essere una bella, una cosa carina, prima o poi di vendervi magliette col mio logo. Così siamo tutti wolf. Vabbè, quello è per quanto riguarda YouTube, ovviamente. Ok, facciamo questo adesso. Sì. Tutti i loghi.
Così quando sono in live mi metto i loghi nostri. Allora, dobbiamo fare questo adesso. Un po' l'ho fatto, però non... Allora, un pochino... Devo andare prima di tutto sott'acqua a prendere le cose, tipo... Ah no... Non sono ancora... Non mi sono ancora abituato a nuotare, quindi faccio fatica. Ah, così si fa, ok. Ancora gli apostoli che ci guardano. Ma quello solo in privato lo faccio. Infatti quando ho finito il primo sono arrivati per così agli apostoli. Si immaginavano che stavo giocando perché... Ah, tra l'altro... Mi sembra che non ce n'è altri qua però, eh. Dai che nuoti bene, sì. Mi sembra... Ah no, c'è un vado qua, vedi? Mi sembra basta. La telecamera però. Che... Mi dà fastidio qui la telecamera. Mi sembra che possiamo andare dall'altra parte, ok. Là là, quanti ce n'è? Ah, qua abbiamo tre gli idoli di Giada. Boh. Eccomi. Ma ci sono i segni dei luminari. No, tre rompicapi, fa diventare già altri blocchi. Chiedi al capo Hans. Ecco, grande, ok. Vai, vai. Completamente a caso. Secondo me, faccio questo? No. Ha una... Dobbiamo vedere che cacchio vuole sto coso da noi. Vedi, ovviamente non si può. No. Ok, quindi non si può fare niente. Io l'ho fatto di puro... No, dai. Cacchio. Cacchio. Oddio, aspetta. Mica moschero. Ma va. Che cacchio di aiuto mi ha dato somaro che non sei altro. Ok, ma vedi. Ok, però facendolo di nuovo. Ah, ok, facendo così, però. Secondo me devi fare in modo che praticamente, vediamo, vaffanculo, guarda che cacchio di livello. Vedi che non si riesce a farli perché? Perché c'è un ordine prestabilito, ovviamente. Questa è roba di intelligenza, ma non è neanche intelligenza, è di culo. È Kulovic. Perché sennò uno non può essere. Sì, non si capisce bene. Salta sui blocchi per farli diventare gialli. Ma che cacchio di aiuto è? Quello l'avevo capito anch'io però. Quello l'avevo capito pure io.
No, neanche per me. Infatti non fa per me. Come hai fatto poi? Va per culo. Ma ragionare bisogna vedere su che basi ragioni, perché cioè devono essere tutti gialli, quindi ogni volta che tu ci salti, ovviamente c'è un coso in più, perfetto. Nessun problema. Il problema sta nel fatto che non capisci, però vedi, se io schiaccio qualsiasi altro tasto. Facendo così, però facendo così invece, ah, sempre cambiano, cambia, vedi, cambia. Quindi a sto punto, fai così, però aspetta, vediamo un ci vorrebbe qua, si illumina quello lì, però anche se si illumina non cambia niente, giusto? Sì, perché vorrebbe che, perché poi il problema è che a questo si illumina. L'intuizione o una cosa che si chiama tutorial, che è una cosa che agisco quando. Però non so su che basi ragionare. Cioè, non è un problema di che dici ci ragiono, cerchiamo di capire. No, è un discorso di su che basi ragiono esattamente. È questo il problema. E non riesco a capire su che basi ci devo ragionare. Non capisco. Andiamo avanti. Sì, no, è vero. Poi mi arrangerò. Poi, sì. Ok. Ok, andiamo avanti. Poi lo faccio. Poi lo vado a copiare in qualche tutorial. Andrei, basta. Sì. Hai ragione. Allora, facciamo le altre cose. Poi, semmai quello lo faccio io da solo. Quando sono da solo, metto un attimo il video. E basta. Allora, qua andiamo avanti. Spyro, gli idoli che stavamo scolpendo hanno preso vita. Ci hanno chiuso fuori dai templi e ci hanno rubato il cibo. Sti cavoli, no? Lo fai? Chi è questo? Dai, fenomeno, apri quella porta. Tanto ora sta buttando fuori il bel tempo qua da noi, quando avevano detto che. Quindi boh, dicevano che veniva giù un'acqua oggi, che era una roba terribile, poi. Via. Qua si può andare sott'acqua. Ok, stiamo andando avanti, quattro nemici, li stiamo eliminando piano piano. Ah, devo fare io, come al solito. Ok, allora un po' l'avevo fatto un po' da solo, però. Ok, vai. Pestiamo tutti. 7 nemici, allora forse si sblocca qualcosa quando arrivo a 10 o 11. No, si sblocca qualcosa forse. Per forza. Non li devi sbloccare, quindi sì, quando arrivo a tot nemici me
Mi sblocca, ok. Mi sblocca un potenziamento qualcosa. Pensavi veramente di potermi sconfiggere, Somaro? E qua. Ah, qua vedi, secondo me anche questi ci entrano, dai. Ah, le cose sono messe apposta qui. Non è una cosa che. Vai a casa, non devo andare a casa. No, ah ok, non c'entra niente, so io. Ma sparisce. Ma questo lo avevo già. Hai già raccolto questo talismano. E infatti devo prendere due cose però. Il talismano ce l'ho, però devo prendere. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ta 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 ta. Ok, qua non c'è altro. Qua. Ok, quindi più avanti vado di là. Ah, vabbè, ma dai. E puoi andare di là allora. Ah, vedi, io qua per esempio non c'ero stato, l'avevo da solo. Non avevo mica visto a questo punto. Ah, vabbè, allora, cacchio. Ok. Ah, ok, va bene, devo accendere il missile. E dov'è? Che è successo? Ecco come si faceva ad arrivare. Vai dritto in fondo. Qua dici. In fondo ancora? Ah, ok. Ma qua dicevi, ah. Si può andare qua, sì. Ah, ecco. Opla! Si può andare anche sott'acqua. Quindi ok. Vediamo cosa c'è sott'acqua. Ma vedi, l'altra volta mi ero perso un po' di punti, mi ero perso. Un'altra volta siamo qua di nuovo. Ma siamo di nuovo qua, no. Allora no. Guardati bene sott'acqua. Ah, perché potrebbero esserci proprio nascosti, dici. Meno male che non fa la barretta che manca l'aria. Ah, vedi, sì, qua. Ma. Oh, mi viene il dubbio che ci sono stato prima. Ma no, è impossibile. Non mi ricordavo di essere stato qui prima. Ah no, forse sì. Ah no, no, questo è quello di prima. Usciamo, mancano sempre due manufatti, una gemma è là. Ok, abbiamo fatto raggiunti i 400, mancano i due cosi, i due manufatti che boh. Metti sta. Mancano i due cosi. I due.
oggetti, non so come. Ma come si... Ah, ok, vabbè, stavolta devo andare sotto, immagino, perché qua non si va da nessuna parte. Qua cosa c'è? Non mi ricordo più. Ah, vedi, no, di qua vai giù dove siamo andati prima. Quindi niente, di qua devo andare. Però questa volta gli devo piombare addosso a quelli là. Giusto? Ah, aspetta, gli devo... Ah, gli devo rompere il collo. Ah, vabbè, ok, allora, ho capito adesso. No, aspetta però, perché? Grazie mille per avermi ospitato, grazie. Tieni premuto. Non puoi fermarti. Ah, grazie per l'hosting. Ah, non posso fermarmi, quindi ok, quindi devo correre. No. Prego. Cacchio, adesso? Devo sempre far così perché sennò muoio. Dai, Spyro. E vaffanculo. Vattene a quel paese. Ecco, e no, li devi far tutti, se no me li azzera. Ah no, eh sì, me li azzera, se no. Oddio. Ok. Vaffanculandia. Ok, ma no. Perché? Ah, così mi dà un manufatto, si ottiene così, veramente? No, dai. Dai, però non è tanto giusto. Niente. Mi ci vado a sbattere, cacchio. Non guardare le statue. Ma le devo guardare, sennò come faccio a vedere? Il percorso. Ah no, ma le statue le devo guardare, altrimenti come faccio a vedere? Ah, ok. Ah, ok, ho fatto. No, la vera. Tira la gemma verde. Guarda, la danza della pioggia delle ragazze Ula ha fatto esplodere l'idolo. Ora potrò diventare una ballerina come Beh, ho insomma. sempre sognato. Insomma, Prendi questa insomma. sfera, ti aiuterà nei tuoi viaggi. Nei miei viaggi. Dammelo. Ma insomma, questa ballerina non credo, però va bene. Ok. Ah, quindi mi ha dato la gemma, vedi? Ok. E me ne manca una. Me ne manca una. Tiè. To, to, te. To, to. Ok. Questo l'abbiamo fatto, quindi teoricamente me lo torna indietro. Ti ricordi la prossima gemma? Come si fa a sbloccare? Ah, è quella dell'indovinello. È quella dell'indovinello. Mi devo chiamare l'ispettore Callaghan per farla risolvere. Ah no, devo chiamare qualcuno per far risolvere quell'indovinello. Madonna, ragazzi. Cacchio. È vero, senza di quello. Quelle dell'indovinello. Andiamo giù di qua. È vero, senza quella non si può fare niente. Boh.
Vabbè, niente, a sto punto o torniamo indietro, poi la faccio io, quella dell'indovinello, lo copio. La copio e basta. Cioè, vado a copiare e arrivederci. Però stiamo fino al 2800, stiamo. Perché copiare, cioè, guardare un tutorial, perché sennò veramente non so come risolverla. Perché non si capisce bene la base, su che basi dovrei farlo. Perché non posso usare il fuoco. Questo neanche, questo neanche. Ognuno accende un determinato coso, giusto? Il problema è che me ne manca sempre uno. Ne manca sempre uno e non si capisce bene cosa di fa. Buona fortuna! no, vabbè, se vedo che è stasera vado a tutt'ora, dai. Chissene. Non sto vincendo il Nobel con questo gioco. Quindi si può ogni tanto copiare, dai. Ma più che altro perché non capisco bene da che parte, su che basi dovrei ragionarci sopra. Cioè il fatto che si accendano tutti insieme, ma. Ah, l'ho fatto di. Ma come ho fatto? Voglio dire, sapevo che Che ce l'avresti fatta. culo! Vieni nel compagno per la prossima Ok. sfida. Ma basta, ma quale sfida, oh, maffanculo. L'ho fatto, non so come ho fatto, ragazzi. Mamma mia. A bombazza, ragazzi. Mamma. Che botte di culo, bro. Uguale a me, eh? Sì, ma perché ho schiacciato. E vedi, c'è un ordine particolare. Adesso devo andare nello stagno per fare l'altra. L'altra quest. Che qual è lo stagno, però? Gli operai possono. Ah, è qua, Pippo, qua, Pippolo. L'idolo è affamato e non sarà soddisfatto finché non avrà ingurgitato 10 pesci. Ha lo stomaco delicato. E dove li pesco i pesci? Beh. Ah, glieli devo buttare lì. Mangia, scemo, ma dai. Glieli devo anche indirizzare, roba da matti, oh. Ah. Mangia, che ti fa bene. Mangia, mangia. Bravo, mangia tutto, eh. Ai rossi non gli piacciono perché boh. Ok, bravo. Ok, Spyro, resta solo un ultimo Ma rompicapo. Ti basta, aspetto oh. vicino alle pietre colorate per l'ultimo. Pietre colorate. In che senso? Dove sono le pietre colorate? Pietre colorate. Colorate, what? What? Dove è Exore pietre colorate? Dove esce le pietre colorate? Quelle per terra? No, me ricordo. Ma non sto capendo più niente con sti cacchi di enigmi qua. Ah, ma dove ero con. Dalle tipe, dici? Fosforo. Ma scusa, quelle colorate sono quelle dove ho fatto la prova prima? Non ci sto capendo più niente, ragazzi. Cioè, vai, 200-300 anni di ferie, altro che. No, non ho capito. Ma dove erano quelle specie ballerine, dici?
lì. Quelle sono colorate secondo loro. No. Ah no. Ah, ok. Ah, ma non sono colorate queste però. Ma basta, ero truccato. Ma non sono proprio colorate, eh. Ma qual è l'ordine giusto? Su. Ma non so, ma no, sono delle figure, non è proprio colorato. Vabbè, questo abbiamo capito, ok, poi. E questo? Beh, questo non te lo ricordi, vero? Anche questa è fatta a culo, mi sa che. Aspetta, però, ma in teoria hanno, se hanno la forma di stella, potrebbe essere questa. Però l'ho già fatto. Ma perché devo fare ste robe nei giochi, dai? Ma come cacchio si fa adesso? Dai, è sbagliato, figura. Ah, no? Ok, quindi stella quadrato e. Cosa facciamo? Cerchio? Questo? Figurati. Va bene, due le abbiamo azzeccate. Va bene, una e due. Vediamo. Benissimo. Sto andando completamente a caso. Queste le abbiamo fatte. Quindi, proviamo questo. Ehi! Ok, ragazzi, quindi cosa facciamo? La stella, la luna o la stella? Facciamo questo, dai. Oi là! Oh! Oh! Ben fatto, Spyro. Sei intelligente per essere Completamente a umano. caso, senza. Posso darti solo questa cosa luccicante che ho trovato tra gli attrezzi? Quindi tu tra gli attrezzi trovi quella roba lì. Beato te, io non trovo neanche 10 centesimi in mezzo agli attrezzi. Ok, abbiamo fatto tutto, raga. Oh, grazie, signore. Barlume. Io in mezzo agli attrezzi non trovo neanche 10 centesimi. Figuriamoci delle gemme tipo rubini. Ok, Ander, facciamoci questo, poi. Dai, siamo tutti pronti ragazzi, facciamoci questo livello dove diventeremo tutti più intelligenti. Allora, qua mi mancano, praticamente mi manca tutto, tutti i cosi mancano. Mancano tutti praticamente. Ovviamente i nemici sono da eliminare, quindi ok. Vai indietro, vado indietro. Ok, andiamo indietro. Devi arrampicarti all'inizio, davvero? Aspetta un po'. Ma cosa vuoi? Ma vattene, va. Questo qua è l'inizio. Mi devo arrampicare, eh? Ok, ah, dici qua? Va bene, va bene, va bene. Ok, ci sono. Adesso? Sì, ah, ok, qua stavo. C'erano le gemme, ma le ho prese. Mi potresti andare dall'altra parte? Perché se no non vedo altri spunti. Aspetta, no, lì non si può andare, vero? Eh no, ci sono già stato, ci sono già stato. Sì, perché l'avevo fatta già. Le bandiere mi danno qualcosa? No. Via. Sei. Nella miniera. Oh, ecco, sei. Lì mi devo arrampicare, ma.
devo sbloccare, mi sembra, dei... vedi? No, devo sbloccare qualcosa qua. Noi intagliatori di gemme siamo un po' troppo bassi per usare queste scale. Sì. E lo stesso vale per te. Quando saprai arrampicarti, torna... È un modo carino per dirmi che sono un nano, ok. È un modo carino per dirmi che sono un tappo. Guarda questo. 8. 9. 10. Non ho sbloccato una mazza. Ce n'è ancora uno. Quindi... se lo blocchi dopo. Ah, ok. Allora non lo farò mai questo livello. Non è adesso che lo devo fare. 11. Esatto. Ah, lo sblocco molto dopo. Ah, vabbè, ok. Grazie per averci aiutato a scacciare le lucertole. Prendi questo talismano. Vabbè, questo l'ho già fatto però. Talismano, sì, sì. L'ho già fatto. Il portale magico. L'unica cosa è che devo prendere i tre, diciamo, manufatti, va, le tre gemme, diciamo, chiamiamole. Vedi, è qua che non riesco neanche a salire qua. Non so perché. Devo farlo col triangolo allora, mi sa. No, neanche così riesco. È un po' troppo alto, mi sa che non riesco io. Con la potenza ci arrivi. Con la potenza ci arrivo. Ah, ok, uccidendo i cattivi. Che non ne ho ancora uccisi tanti, allora. Si vede che ne devo ammazzare di più. Vabbè, ci sono apposta, vediamo. Opla. Andiamo a ammazzare cattivi, dai. E non li ho sterminati tutti, perché posso aver uccisi tutti, eh. Che è successo? Non c'è più nessuno. Ops. Solo 11 ce n'è di cattivi. Cavolo. Che non ce n'è più, tra l'altro, di cattivi. Ho eliminati tutti. No, però strano, perché... vabbè, lì c'è la grotta. Bisognerebbe andare dentro la grotta. Qua fuori non c'è più niente. Non c'è più nessuno in grotta. Sono scappati via tutti. Ah, vedi? Doveva arrivare lì. Lì c'è da arrampicarsi, quindi... ah, lì ecco come si fa. C'è quello che devo sbloccare. Giusto? Quella lì è la potenza. Ma se non mi posso arrampicare... è inutile stare in questo livello allora, perché... è inutile. È inutile stare... ok, allora, andiamo in foresta d'estate, che mi mancano due cose. Mi mancano due cose. Sì, sì, infatti evito. Eviterò. Andiamo nel prossimo livello, vediamo qua di sbloccare qualcosina. Giusto per, tanto un po' dovrei riuscire a aver sbloccato qualcosa, dai. Non è impossibile. Ma ce ne sono molti, al sicuro di minimoni. Ma sì, ma sono tornato qua perché, vedi, mi mancano due cose. Tre su pochi. Sì, ce n'è ancora, ma vorrei fare quelli che mi mancano. A meno che non devo sbloccare veramente qualcosa, ma... tipo questi, mancherà qualcosa sicuro. A parte che io qua sono già andato a fondo. Ah, no, no, ecco, vedi, tipo c'è una... ah, vedi, c'è una grotta qua. Forse questo non l'ho vista, forse, eh. Opla. Bello sto mondo, dai. No, forse c'ho già stato, no. No, ci sono già stato.
Ah, lì credo. Vediamo un po'. Colossus. No, sono già stato. Forse qua non sono mai andato, eh. Vediamo, forse qua. Ma non mi ricordo qua sto sta. Ah, sì, qua ci sono stato, sì. Spiaggia del sole, infatti c'è un mondo qua. Possiamo farci questo, tanto lì c'è un coso. E qua ci sono dei altri mondi, ovviamente. Ma sì, dai, possiamo andare qua. In spiaggia del sole. La baia del sol. Anche se. Spiaggia del sole. Ce ne sono altri due. Questo è quello là di fronte. Chi sono sti qua? Che brutti. Dovrei arrampicarti in quella zona. Ah, ma senza la cosa di arrampicare però non posso però, giusto? Non sblocco tipo l'abilità. Cosa sono sti cosi? Roba fa. Cosa sono dei bambini di Pongo? Cos'è? Oh! Ah, non li posso uccidere? Ah, peccato. Ciao Spyro, è una fortuna che tu sia qui. Se potessi aiutarci a mettere al sicuro quelle giovani tartarughe, te ne sarei riconoscente. E cosa faccio, il babysitter? Via! Ah! Non vedo come potrei aiutare, sinceramente. Ah, devo spostare la tartaruga. Ah, ok. Ah, ma lo posso fare così. Ma da che parte devo spostare? Ma scusa, ma mi ci devo arrampicare io sulla tartaruga, dici? L'hai fatto. Ah, ok. Ah, ma mi ci posso. Ah, vabbè, ma. Io la voglio spostare lì, non posso? Da parte il cancello. Ah, ok, andiamo un attimo sott'acqua. Io stavo insistendo a dargli delle fiammate perché. Ah, ok, vediamo un po' qua. No, ah no, ok, sono io che ho visto. Mi ricordo sto gioco, ci ho giocato quando avevo 15 anni, cavolo, ci ho giocato più di 20 anni fa, roba da matti. Quindi non me ricordo. Cos'è questo coso? È uno SpongeBob. Ma SpongeBob. Ragazzi, è SpongeBob sua. Tipo. Che brutto, mamma mia, ma fammi togliere. Ah, ma devo andare su. Ah, ok, si è aperto. Quindi questi qua via fuori di me, proprio dai piedi, grazie, grande. Grazie, gentile, benissimo. Vai. No. Avanti, avanti, su, muoviti. Ah, praticamente la tartaruga mi apre i portoni, giusto? Mi apre le porte, diciamo. Ah, lì mi devo arrampicare, ma non sono buono, quindi, vedi. Mi serve a tutte le pare arrampicarmi, che cavolo.
Ma vattene, uomo. Cosa sono le stelle marine? Oh. Ma qua non posso andare. Ok. Ah, aspetta, forse sì. Proviamolo. No, 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 no. Via. Quello con la potenza. C'è qualcosa che... Ok. Lì non si può andare, si va in acqua. Oh. Ok, va bene. Quindi praticamente sono i livelli che non riesco a fare adesso, perché se non mi posso arrampicare, giusto? Sono livelli che non posso fare niente perché non mi posso arrampicare. Ecco. Ok, allora possiamo anche toglierci, andiamo dall'altra parte. Ma dov'è che si sblocca sto arrampicarsi? Via! Zitto! Guarda sto qua! Arriva l'amico di Thor! Via! Mille passacose. Aspetta, cos'è questo? Ah! Ok, questa è la fiamma, quella speciale, diciamo. Ah, mi serve per quello. Ah, ok. E dove sono queste scatole? Ah, sono quelle di legno, quelle grosse, tipo. Ah, vabbè, allora ditemelo che era lì. Così è. Ok, due le ho fatte, ma tutte e due insieme le devo fare stavolta? Ma è impossibile però, dai. No, tutte insieme no, ecco, scusami. È difficile beccare adesso. Tre, ah no, questa volta invece, giustamente, mi dice che... dai. Ah. Ce n'è una lì. Ah, ok, quella l'ho vista. Vabbè, però. Quella l'ho vista. Oh. Bene, quindi siamo a... Oh. Già che ci sono, prendiamo anche questi. Già che c'eravamo. Ok, benissimo. Hai dimenticato un sacco di gemme, ma dove? Dove sono? Qua. Dov'è le altre? Ah, bello. Ma ce n'è ancora? Che tu veda? Arrampicarti per le altre. Sì, appunto. Mi sa anche a me, perché ce n'è una lì sopra ma non riesco a raggiungerla. Non credo. Mi sembra che è troppo alto. Devo forse arrampicarmi, hai ragione Underboss. Vedi, faccio fatica a far questo. Sì, può darsi che sono, vedi, che sono anche qua le altre scatole, per quello che non riesco.
Bello. Adesso? Ah, bene, bravo. Vediamo un po' se con la... Ah, guarda, sì, ce n'è due qua, tipo, una qua, qua. Spara a fuoco quando sei sul piedistallo. Ah, sì, aspetta. Sì, ho capito. Però io lo devo indirizzare. Ah. Peccato, tutto storto, mamma. Ah, ho capito, chiaro, chiaro. Barra grande. Ok. Basta? Ce n'è altri qui. Quindi 5, me ne mancano 2 ancora. Cristallino. Dovrei andare lì sopra, ma... Sta un po' difficile se qua da trovare, però... no, lì vedi che non ce la fai ad andare di là. Minchia. Quindi praticamente mi devo sempre arrampicare, in ogni caso. Qua non si può andare, vero, in acqua così no. No, sono un po' limitato perché ovviamente più di quello mi sa che non si può andare avanti. Qua? No, non posso andare sott'acqua. Non si sa dove andare a sbloccare questa cosa, che è importante. Ah, ma non ci posso salire sopra, sì. Però non è che mi dà grande aiuto. Ci vorrebbe che questo venga qui, riesce a venire lì e io ci salgo addosso. Però non viene fino all'altro qua. Quindi non mi dire che senza quello non posso farci niente. Senza arrampicarsi, hai, diciamo, non riesci, quindi praticamente. Oh, mi caghi? Ah, mi sa che veramente se senza quello non posso farci niente, mi sa. Era andato indietro. Mi sa che devo tornare anche indietro perché se non posso farci niente, devo aspettare che mi arrampico allora. Eh sì, allora mi sono inutile a tutti questi diversi, non riesco a sbloccare niente. Allora continuiamo con l'altro. C'è l'altro livello, forse forse si può fare qualcosa lì. Forse. Arrivo subito, ragazzi, eh.
Allora, siamo qua arrivati. Dobbiamo fare una cosa di l'altro mondo praticamente. Vabbè, facciamolo. Rimane un mondo da fare, però vedi, sorgenti degli idoli. Ok, quello l'abbiamo fatto, sorgente degli idoli. E vabbè, è su quello, ci siamo. Poi Colosso. Ah, vedi, vedi. Questo è quello di prima. Ok, quindi dobbiamo fare. Proviamo l'altro mondo quello a fianco. Spiaggia del sole, questa qua. Vediamo un po'. Non c'è qua. Cosa vuole? Ah, Ehi, aspetta. Sparrow, lo vedi questo muro? Scommetto che muori dalla voglia di sapere cosa c'è di là. Se No. mi dessi qualche gemma in più, potrà. No, cosa dice? Lo facciamo o no? Dite, si fa o no? Gli diamo i big money a sto qua oppure ce ne sbattiamo? Non lo so io cosa devo fare, perché non vorrei che se mi tolgo gemme poi non riesco più a fare magari arrampicati, magari mi chiede più cose. Però abbassare il muro, chissà cosa c'è dietro. Ma sì, dai, diamoci, dai. Ah, c'è un altro livello. Ah, vabbè. Ok, quindi dovevo farlo per forza. Non era una cosa. Non era una cosa che si poteva lasciare. Dovevo farlo, ok. Questo? Cosa vuole ancora? Va bene, non è il portale per le spiagge del drago, ma le torri acquaria sono comunque. Più avanti? Ah, che ci fa questa qui? Ciao Spyro, questa porta si apre solo se hai tutti e sei i talismani della foresta d'estate. Ok, quindi ok, dobbiamo salire. Come si fa a salire qui? Ci vorrà qualcosa? No. Esatto. Maledetto, tu e le tue cose. Cioè, bisogna passare, mi sa, in mezzo a qualcosa. Magari nella cosa segreta, magari. Vedi, magari ci vuole quello per forza. Vabbè, questo ce lo teniamo magari per ultimo. Adesso intanto andiamo nel palazzo. Come si entra nel palazzo? Vai, prima di tutto magari ci facciamo questo di livello, dai, anticipiamo questo. Aricons. È un po' è diverso so qua dal primo. Il primo mi sembrava più lineare, questo mi sembra meno. Quindi va anche bene, però. Tutti dormono. Ehi! Che è questa gente? Madonna. Ma che è? Ma stiamo scherzando?
macinatori ci hanno sempre dato problemi. Ma ora hanno installato dei campi di forza per separarci. Se trovi il diodo... Che me lo ricordo. Deve esserci un diodo qui da qualche... Oh! Ma pensa, ma beccato sulla velocità. Ah, questo qua. Ah, ok, mi danno questi per diciamo andare. Ok. Ok, beh, questo sblocca i campi di forza, giusto? Sì. Oh, così si fa, vedi? Da mettere a posto. Quello da mettere a posto, oddio, sarà una cosa lunga. Adesso però non me la tiri in testa la chiave, Pippo. Ok. Cos'è ancora? Chi è questo qui? Via, oh! Come si sconfigge sto coso? Oh! Ma vattene, ma maledetto! Troppo alto. Però aspetta, forse da là si può. Ok, va bene, butto giù questo, il topastro. Troppo alto da qua. Ok, qua mulino a vento. È di là che non so come arrivarci. Qua non si può salire, vero o no? Quelle sfere da mettere a posto. Ok, va bene. Ah no, aspetta, fermo. Vabbè, allora ditemelo che si può far così. Dopo ci arrivi, sì. Ma anche adesso volendo, però da qua, cioè qua sono arrivato. Mi era un po' troppo lontano, quindi ovviamente non ci riesco. A meno che non c'è qualcos'altro qua. So, vado avanti. Ci arrivo dopo, dici? Vabbè. Dopo ci arrivi. Ah, ok, dopo, quindi va bene. Guarda questo con la chiave inglese. Ok, qua va bene, qua abbiamo mulino a vento. Chiamate Don Crisciotte così almeno almeno mi dà la mano. Guarda, guarda questo. Stavolta non mi freghi. Stavolta. Ok, però ha 18 nemici. The easy. Easy proprio. 10. Che è difettoso. Cos'è? Ah, minchia, mi ha dato uno coso in testa. 12 nemici abbiamo sconfitto. Ce la possiamo fare. Dai. Un altro mulino a vento.
Ah, su questo livello sono basati su che? Su veramente su Don Quixote? Io scherzavo. Ok, va bene anche qua. L'abbiamo presi tutti, diciamo. Diciamo. Ok, va bene ancora, va bene. Quelli sono in più. Però ci sta. Mi sembra che qua abbiamo fatto tutto più o meno. Insomma. No, non, po non posso fin quando non faccio 18 nemici, giusto? No. Molto bene. Vabbè, a 18 ci arriviamo subito, dai. No es problemas. No, 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 no! Senti, Robocop. Togliti di mezzo, eh. Che marca male qua. Esatto. Robocop dei poveri. Ok, via, via, via. Via. Ma vattene, va. Volevi, eh? E invece no. Hai dimenticato un cristallo viola indietro? Ma dove? Indietro, tanto indietro? Ah sì, mica che occhio, ragazzi. Che occhio, ragazzi. Sterminare, ho sbloccato un trofeo. Ma ora quindi devo tornare indietro praticamente, perché devo fare quella cosa 18. Eccolo qua, un viola anche. Ma mi stavi mica dicendo questo a me? No, di nuovo. Ah, sì, ah, quello addirittura. Comunque, per ora l'ho fermato uno. No. Ok. Sì. Ah, di là ci arriverò dopo, probabilmente qua non c'è più niente, ho fatto tutto qua praticamente. No, questo funziona ancora. Vuol dire che ce n'è ancora di sti cosi. Ah, beh, c'è quello, ok. Ok, sono tutti quelli adesso. Ciao Ander, ciao. Sì, tanto stacco anch'io tra poco perché devo uscire. Oh, ottimo. Ne manca uno che è qua. Anche dov'è? Oh, molto bene. Spyro, vedi quel grosso edificio laggiù? I macinatori lo... Bello. Sicuro, guarda, ci arrivo sicuro, va. Ci arrivo, guarda, eccolo là, bravo, bravo, bravo. Mi sa che devo... No!
Mi sa che devo in qualche modo salire sulle ventole, ho l'impressione. Eccolo lì, bravo, bravo. Ah, devo salire sulle ventole. Allora, ho capito, 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 capito. Infatti, guarda, me lo immaginavo che dovevo fare una cosa del genere. E adesso si fa. Ah, vabbè, aspetta. Ok. Ma sarebbe questa qua la fabbrica? No, era quella, era. Sì, infatti dovevo andare qua sopra. Però. Cosa mi ha mandato? Oh, il trofeo. Piuttosto difficili, dovrai liberarti per eseguirle bene. Premi azione durante una planata per librarti e guadagnare quota. Ricorda di premere azione quando sei molto vicino. Ma porca miseria. Come so che hai sti codici blu? Ma più di tanto non è che ci fai qua, eh? No. Non ci fai tanto però, eh? Ah, ma devo andare di qua. Ma vai a zappare, oh. Ah, ok. Bello, io andavo dall'altra parte. Bello, bello contento. Che devo fare? Devo andare di qua. No, cavolo. Ho capito cosa bisogna fare. No, dai, mica. Devi praticamente andare su quello e basta. Devi andare su tutte e due. Prima su uno, poi sull'altro. Devi calcolare bene il tempo. Ok. E poi quando sei là vicino devi andare su quello. Carino però questa cosa. Però ok. Ah, beh, adesso mi dite che devo andare lì sopra, no? Ah, devo andare di là. No! Cavolo, ho sbagliato. Ah.
Ah, veniamo sui punti più rogna. Però diciamo che capendo, ecco. Diciamo che capendo adesso posso arrivarci, ecco. E guardate. Devo arrivare là in fondo. Sì, così i blu sono carini, boh. Sembrano un po' dei mentecatti. Ok. Quando sono vicino a quel collo ci devo partire secco, capito? Oh, e vai, mamma mia. Ma di nuovo. Ah, e arrivi di lì così. Ah, eccolo. Ah, ok, va bene allora. Ma va. Ah, ok, allora, ci siamo. Ah, poi devo andare di là. No! Capito, devo stare un attimo attento. No, devo rifare tutto. Che lagna, bro. Devo arrivare lassù. È un po' scocciante sta cosa comunque. E vabbè, quello l'ho fatto. Ok, praticamente devi arrivare dall'altra parte. Beh, non è facile. Vediamo. Ok, arrivato anche qua. No, è difficile. Bisogna soltanto scegliere il momento giusto per saltare. Eccolo là, che ho sbagliato il tempo. Ecco. Sa quanto ci metto a finire lo livello. Ci metterà un po'. Questo ormai l'ho imparato, dai. Il tempo giusto qui, più o meno l'ho imparato, dai. Più o meno. E dai, però. Vediamo un po' se riesco a saltare. Saltato o saltato?
Devo scegliere. Ok. Ok. Questo è, però, vedi, lì... No, dai. Ho sbagliato. Di nuovo, sono di 13 vita, oh, mamma mia. Ma qua tra l'altro c'è un cosa da sbloccare qua, se non ho visto. Ah no, non c'è no di quei cosi. E adesso sono proprio bloccato. O faccio questo, o faccio questo. Ma... O faccio questo, quindi o faccio questo. Bene. Buona sapersi. Dai, però. Che palla. Odio ste cose nei giochi, mamma mia. Infatti, il platform per quello mi dà un fastidio. Oh. Quella mi dà fastidio, queste cose qua nei platform, questi livelli assurdi. Dai. Ce la faremo entro le 8 di sera. No, scherzo, tra un po' lo stacco perché poi devo uscire. Però che non riesco a farlo. È vero che alcuni livelli ci vuole tipo 2 ore a farli, eh. Però che bisogna proprio esagerare, bro. Ok. No. Che palla, veramente mi dà fastidio questo livello. L'ho fatto troppo veloce. Troppo veloce, ho fatto quello. Ok, aspettiamo di saltare là. Ok. Ok, ora si apre, quindi in teoria... No, 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 no! Vabbè, vabbè. Mamma mia. Trovo più difficile alcune cose di questo. Che dell'uno, effettivamente. L'uno mi sembrava vagamente meglio. Please.
Le planap, ricordo. Oh. Il problema di là è che non riesco a coordinarmi bene lì. Devo trovare il tempo giusto. Non riesco a farlo. Faccio ancora una volta, poi esco, perché vuol dire che devo farmelo da solo sto livello. Vuol dire semplicemente che devo farlo da solo sto livello. Ah, vediamo un po'. Boh, secondo me ce la farò a farlo, ma ci vuole un po'. Ci vuole sicuramente un po'. C'è anche, vedi, il rumore della cosa. E dai, ma che cacchio. Oh, questo è proprio un livello veramente rognosissimo, antipatico e rognoso. E siamo solo all'inizio dei mondi, figuriamoci gli altri. Quando è così vuol dire che comincia a non averne più, comincia a averne abbastanza, vuol dire semplicemente, iniziano a girarmi e poi mi spazientisco sti livelli, perché è impossibile, dai. Poi parto troppo presto, chiaramente. Oh. Non so cosa... Allora, appena parto... No, no, cacchio. Vabbè, dai ragazzi, però non è possibile.
Ma porca miseria, ragazzi, ma come si fa? Che livello. E questi sono i primi mondi. Figurati gli altri, non so neanche immaginare quanti cristi che dovrò tirare per superare questi punti. No, dai, ma non è possibile, dai. Ma porca miseria. Ma che cavolo. Ma che cacchio di livello è questo? Il livello proprio idiota proprio. Queste sono le cose antipatiche che odio nei giochi. Ok, siamo di nuovo qua. Oh! Aiuto! L'interruttore per fermare la fabbrica. E cosa devo fare? Mica sono elettricista. Grazie per aver fermato la fabbrica. Ok. Oh, ancora uno. No, no, no. Ma perché fai le cose giuste e poi vai in acqua a morire, vabbè. Se devo riniziare da capo mi arrabbio però. Ah no. E se invece facciamo... dai però. Vabbè. Adesso cominciamo a morire così, va bene. Ok. No, no. Adesso comincio a morire così, Sì, sì, adesso proprio si muore in questa maniera. Dai, ma non è possibile! Ma come si fa? Vuol dire che sono. Che mi sto nervosi, questo è. Vuol dire che sono stufo di questo gioco. Ma vaffanculo, vai, Spyro, dai. Ma perché mi devo perdere in questi livelli? Mi devo. Complicare la vita così, su. Ma perché? Ma dai, va su, ma porca vita. Ne avevo tipo 10 di vite e sto perdendo come un cretino. Ma è bello che non salta sto drago del cacchio. Ma vaffanculo, Spyro, veramente. Niente, non riesco ad andare avanti. Mi perdo in queste robe. Tremende, siamo a 4 vite, buttato via tutto, mamma mia, oh. Oh, ce la fai allora, non sei proprio alla frutta, stupido drago.
Adesso devo andare forse dall'altra parte adesso, giusto? Fatti. Quei ladri dei macinatori. Uno. Ma questo è un po' almeno, dai. Guarda come lo supera, lo supera di tutto, ecco. Ah, ma li posso prendere così? Pirla. Ah, ma se così vuole li posso prendere. Non è che bisogno di quelli, prendo tranquillamente così. Guarda. E adesso? No, no, ho sbagliato. Ma... Ah, porca miseria. Cioè, devo rifare tutto da capo, logico. Bello, cioè ci passa attraverso, neanche... Oh, 4, 3. Cucù, gli ho fatto la sorpresa, visto che è bravo. 5. Questi cosi di voi sarebbero carini, boh, insomma. Ok. Ma sì, ma no, non sono carino, brutto.
Questi sono quelli di Space Jam, quelli grossi. Quando diventano grossi, ma quelli là. Eccolo qua. 9, ora 1. Ok, 10. Oh. Ma non mi parla? Ah, no. Grazie per esserti liberato. Tutte le pietre luminose. Ok, dove le devo mettere? Quindi? Dove si mettono? Ah, aspetta, ho capito. Penso che devo metterlo qua, aspetta. Ah, ok, lì dietro. Pure questo facciamo adesso, ragazzi, roba da matti. Qua non c'è altro, mi sembra che qua le abbiamo fatte. Andiamo dall'altra parte. Ah, vedi che c'era il coso. Me lo immaginavo. Perché devo aspettarmelo. Secondo me ce n'è ancora. Infatti. Ok. Un provetti elettricista. Sì. Sicuro. Infatti che non combina niente, perché devo fare tutto noi. Devo fare. Poveretto. Ma poveri noi. No, poveretto lui. Povero me. Ecco. Qua ci dovrebbe dare. Ottimo. Mancano solo 30 gemme. Che forse ho capito anche dove devo andare. Forse devo andare dove avevo fatto prima. Dove le avevo fatte prima, vedi? Qua. Oh no, di nuovo. Devo andare là sicuro. Ok, così l'ho fatti, però devo prendere io. Volevo fare al 100%, ma non so se a questo giro ce la faccio. Grosso edificio laggiù? Immaginatore. Plana fino dentro la fabbrica. Infatti ci devo andare. Io me lo immaginavo anche questo, però. Domanda, come se va? Ma io, scusate, ma io vado di là, giusto? Però. Ok, io sono qui adesso, giusto? Come faccio ad arrivare lassù in cima? È impossibile. Impossible. A me
Ok. Non credo che faccia così. Non mi interessa, a meno che non si può andare anche di qua. È l'unica, mi viene a pensare sta cosa. Non so come fare. Non ho proprio idea. Ho una vita, cacchio. E vedi che qua manca qualcosa. Ci manca il... Lì. Ah... Ma vaffanculo, va. Ce l'avevo là, quel coso lì. Non cambia nulla, perché ci devo planare su quel coso, Grazie, Spyro. Hai disattivato. No, vado a casa? No, perché non ho ancora finito. Ah no, fatto. Ok, ragazzi, ho fatto, incredibile. Abbiamo chiuso degnamente questa live. Ah, mica ben gli sta. E chiudiamo questi cosi blu. Foresta d'estate completata. Grande. Ok, ragazzi, possiamo concludere qua. Tanto sono arrivato. Ragazzi, posso concludere qui. Abbiamo chiuso in bellezza con un bel 100%. È stata dura questa, Però ce la potevamo fare, ragazzi. Manca un po' di roba, vabbè. Ok, ci sentiamo alla prossima. Ciao!